Vi racconti su Pietro Mennea, del suo record del mondo sui 200 metri durato 16 anni, senza dimenticare che il 1972 è ancora record europeo, della sua medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca, dei suoi titoli europei, delle sue 5 partecipazioni olimpiche, del suo essere campione nello sport e lottatore nella vita. Ne sono stati scritti tanti. Un romanzo su Pietro Mennea probabilmente è una primizia e comunque un evento raro, affidato alla penna di un autore e scrittore barlettano. Tommy Di Bari su Pietro Mennea ha scritto sì una storia che tutti conosciamo, ma arricchendola con le sfumature di un romanzo. Pietro Mennea, l'uomo che ha battuto il tempo, Cairo Editore, è il titolo di questo lavoro che Tommy Di Bari ha presentato al recente Festival dello Sport a Trento, nato sotto la stella della solidarietà tra la Fondazione Casillo e la Fondazione Pietro Mennea Onlus. 156 pagine destinate ai giovani, a chi forse di Mennea, del suo recupero prodigioso sulla pista di Mosca, del suo record nell'altura di Città del Messico, sa tutto ma non ne conosce lo spirito di sacrificio, la caparbietà, la voglia di emergere, come spiega l'autore Tommy Di Bari ai microfoni del collega Nino Vinella. Io ho raccontato la storia, le vicissitudini storiche di Pietro Mennea, i suoi grandi successi, ma ho voluto, come dire, creare una forma di romanzo che a me piace definire docu-romanzo, dove insieme alla tassonomia, diciamo così, di tutti i suoi successi c'è anche l'immaginario creativo di quello che è potuto accadere tra una pagina e l'altra. Perciò troverete anche dei dialoghi immaginari partiti dalla mia mente, dal mio cuore, ma che hanno attraversato anche il cuore di Pietro.